3 punti in casa della Juventus e la rincorsa allo scudetto che per l'Inter è ripartita dopo un periodo complicato in campionato, e una vittoria fondamentale perché stiamo rincorrendo Milan e Napoli dopo aver perso dei punti che cercheremo di recuperare da qui a fine stagione, ha commentato Simone Inzaghi a fine partita. Ho poca pressione, perché siamo messi meglio di quanto potessimo pensare in classifica e come trofei vinti. Poi ovvio sei all'Inter e la pressione c'è sempre, adesso è lunghissima e inseguiamo i favoriti per il titolo che sono altri. Le ambizioni in casa Inter sono altissime e non a caso i profili seguiti dall'Adner Azzurro sono tanti e tutti di alto livello. Servirà però trovare i giusti incastri e, allora, proprio in questo senso sarebbe al lavoro in queste ore Marotta. Massima attenzione, infatti, alle mosse dell'AD. Nelle ultime ore sono arrivati infatti aggiornamenti importantissimi in merito a un colpo clamoroso nei piani di Beppe Marotta. Marotta sogna in grande, tra colpi a parametro zero Dybala su tutti e non solo. In questo senso, allora, attenzione anche agli altri nomi e, in particolare, a uno di cui noi di Intrattenimento Plus vi abbiamo parlato negli ultimi giorni. Ci riferiamo a Darwin Núñez, al centro di aggiornamenti pesantissimi arrivati in queste ore da Sport Mediaset. Come vi abbiamo raccontato, secondo i portoghesi di Abola l'Inter sarebbe tra le serie pretendenti per il classe 1999. Talento cristallino del Benfica che ha attirato gli sguardi di mezza Europa, sarebbe un colpo clamoroso da parte di Marotta. E per questo, tutt'altro che facile, la valutazione da non meno di 60 milioni di euro pesa non poco. Ma l'Adner Azzurro sarebbe convinto di avere due assi della manica da sfruttare per arrivare al giocatore. Nel Benfica, infatti, gioca attualmente in prestito Valentino Lazzaro. Le possibilità che da Lisbona decidano di riscattare il giocatore sono concrete e questo potrebbe abbassare le richieste economiche per Núñez. Ma non solo, i nerazzurri, visti i precedenti con João Mario, sperano anche in un altro sconto. Marotta, infatti, lasciò partire il portoghese a zero, di fatto regalandolo al Benfica. Due dettagli non da poco che potrebbero aiutare l'Inter a chiudere un colpo che sarebbe, è il caso di dirlo, davvero clamoroso. Inter, Lautaro piace in Premier, i nerazzurri fissano il prezzo, tiene banco in casa Inter il futuro di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino ha recentemente firmato il prolungamento di contratto fino al 2026 che l'ha reso il più pagato della rosa, 6 milioni a stagione, ma la dirigenza valuta comunque la sua cessione durante la prossima sessione di calciomercato. A partire dalla scorsa stagione i nerazzurri hanno infatti dato il via a un progetto di autofinanziamento e la partenza del Toro porterebbe nelle casse del club un tesoretto prezioso da reinvestire per potenziare la squadra. Adesso l'Inter è concentrato sulla lotta scudetto, ma presto la dirigenza si interrogerà sul da farsi. Ovviamente le pretendenti non mancano, stando a quanto riferito da Daniele Longo di calciomercato.com. La pretendente più interessata a Lautaro è l'Arsenal, che è alla ricerca di un attaccante che possa prendere il posto di Aubameyang. In estate potrebbe però scatenarsi un vero derby di mercato per il 10 dell'Inter. Su di lui c'è infatti anche il Tottenham che vorrebbe riportarlo presso la corte di Antonio Conte. I nerazzurri non cederebbero Lautaro Martinez a cuor leggero, per portarlo via dal Duomo non ascolteranno offerte inferiori agli 80 milioni di euro.